Buongiorno, siamo alla Milano Yachting Week e stiamo virtualmente passeggiando tra le banchine con un personaggio d'eccezione, che è Tiglio Antonelli. Tiglio Antonelli, uno degli inventori e dei massimi conoscitori del mondo delle barche a motore. Ma in realtà, beh, prima, buongiorno Tiglio. Buongiorno a voi. Tilly, in realtà, conoscendolo da tempo, ha una carriera che è nata nel mondo della vela, che è importante, raccontare. Ma Tilly, ti manca un po' il mondo della vela? Indubbiamente non ai livelli cui si regattava quando era il mio tempo e sono convinto che ci sia un tempo per tutto. Mettermi oggi a rifare le regate, pensare alle fatiche, agli sforzi, no, oggi non è il mio momento per fare regate. Una passeggiata a vela volentieri, una regatina così da circolo armatoriale volentieri, ma come dicevo c'è un tempo per tutto. Il mio tempo per fare regate a vela è trascorso. Peraltro ho visto anche un po' di regate di Coppa America con questi mostri da 50 nodi che fanno invidia anche a un motoscafo veloce e francamente non mi ci riconosco, al di là delle innovazioni tecnologiche che hanno portato queste imbarcazioni a sviluppare delle velocità incredibili, ma non è la vela alla quale io mi sono dato, quella di cui sono innamorato, francamente. Vabbè, figli, ma noi adesso, sai cosa facciamo? Andiamo a far vedere ai nostri lettori, utenti del web della Milano Yachting Week, l'intervista che abbiamo fatto pochi giorni fa, che racconta la tua storia di vela. E credetemi, c'è da stare a sentirla perché ci sono delle storie veramente incredibili. La facciamo vedere, Tibi. Andiamo, andiamo, è sempre bello poter pensare a quello che è stato con un occhio a quello che sarà, ovviamente. Siamo nel padiglione eventi della Milano Yachting Week e festeggiamo i 30 anni di Barca Motore. Li festeggiamo con due personaggi d'eccezione, ma uno è Matteo Zaccagnino, che è il direttore di Barca Motore di Top Yacht Design, ma la vera star è Tilly Antonelli. Tilly Antonelli festeggia 40 anni dalla sua prima barca, dal suo primo cantiere. Ma la storia di Tiglio Antonelli parte molto prima, negli anni 70. Ciò non vuol dire che è solo esperienza, la sua è un'esperienza meravigliosa. Diciamo che non vi svelo altro, perché io vorrei che Tiglio partisse e raccontasse la sua meravigliosa avventura di ideatore, costruttore, inventore di barche, amante del mare e all'inizio velista. Tilly, buongiorno. Direi che parti tu da dove vuoi. Tanto grazie per avermi invitato, di avermi dato questa opportunità. Sì, per fare un piccolo ritratto, sono romagnolo di Ravenna da ormai 65 anni. Ravenna non è esattamente sul mare, ma a pochi chilometri dal mare, e lì in qualche modo ho cominciato ad avere le mie prime esperienze nautiche. Diciamo che ero anche socio al club, al Circolo Velico Ravennate, che per me è stato un po' il teatro importante per iniziare una, diciamo, carriera da velista. Infatti correva l'anno circa 72 e lì veramente ho mosso i miei primi passi, sono partito per il mio primo
periplo per arrivare in Sardegna, e proprio l'anno 72 è stato l'anno che mi ha catapultato nel mondo della vela senza neanche capire esattamente come, perché a me piaceva da impazzire vedere queste barche da regata, gli incroci, gli spinnaker, era una cosa micidiale, ma non ne sapevo nulla. Poi facendo miglia, 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 pian piano ho imparato qualcosa in più ed è un po' insomma come il pilota d'aereo con le ore di volo, più vola e più esperienza raccoglie. E proprio in quell'anno lì mi è capitato di incontrare Raul Gardini e il mitico Angelo, ai quali avevo chiesto un passaggio per rientrare a Ravenna da Porto Cervo via mare. E ricordo perfettamente che Raul non mi disse subito né sì né no, ma interpellò Angelo che era appena entrato nelle dipendenze di Raul e disse: Signor Raul, che vuol la carne per fare il brodo? Come dire, con i dadi viene fuori un brodo leggerino, ci vuole quella della forza per poi fare questo. E così cominciai e feci il ritorno con loro, e l'anno dopo era l'anno dell'Admiral. Era l'anno dell'Admiral e Raul a un certo punto mi disse: Tilly, cosa ne dici di venire in barca con noi in Inghilterra? Cosa mi avrebbe potuto chiedere? E io ovviamente devo anche fare un piccolo inciso, che per me la scuola cominciava a fine settembre, primi di ottobre, a febbraio con le prime regate finiva, per cui la scuola per me a quel punto non era più un problema, ma era una soddisfazione incredibile quella di poter partecipare a un evento come l'Aquila Scala. E così feci, andai, ma fui anche sbarcato Come puoi perché parlare? arrivai in un lasso di stacco tra le selezioni e l'Admiral Vera, c'erano 20-25 giorni di tempo. Io rientrai in Italia, feci una giraglia nel frattempo, così per ingannare, e arrivai tardi a una delle prime regate, che era la Channel Race, che partiva il venerdì. Io arrivai lì il sabato mattina cercando la barca, che era già partita, quindi la settimana dopo, che c'era la regata successiva, vedi passare in rassegna l'equipaggio che raggiungeva la barca e c'era una persona in più. Ed ero contento di vedere questa persona in più perché era un mio amico, ma non mi ero reso conto che quella persona in più era quella che mi avrebbe sostituito, perché Raul era molto seccato con me perché ero stato un po' così, non Ma poi vi siete puntuale. riappacificati perché sei andato avanti in questa Ah esperienza. certo, sì, ci siamo riappacificati, lui mi disse: Tilly, ricordati che il padrone del vapore sono io e si fa come dico io. Quindi se questa è una regola che tu accetti, bene, se no, arrivederci e grazie. E infatti l'anno dopo avevo imparato bene la lezione e sono ritornato a bordo. Poi ovviamente ho fatto tutte le regate con le stagioni con Naif. E viene il primo Moro. Viene il primo Moro che per me nasce ancora l'anno prima, in quanto, come si diceva a Marina di Ravenna, il club nautico era un po' il teatro e la terrazza del Circolo Velico era un po' il palcoscenico. Verso le 9:30 di sera c'era una riunione globale di tutti i partecipanti alle regate, e ci si canzonava un po' di qua e di là. Ovviamente Raul è un po' il mattatore di queste cose. Finita la serata, Raul mi disse: ma domani andiamo in Inghilterra? Faccio: volentieri. Non sapeva far cose, per cui volammo e arrivammo a Cowes. Incontrammo un signore distinto, alto, che parlava uno spagnolo italiano che non.
che in buona sostanza era Germain Frère, che cominciò a tirar fuori dei disegni blu con delle righe bianche. La barca era delle ciano del progetto preliminare del Moro di Venezia, e proprio a causa demo l'ok a Raul, dette l'ok a Germain per andare avanti col progetto, che il quale prese vita a Rimini da Carlini, dove peraltro avevamo anche fatto un naif, e dall'epopea del Moro, il primo Moro. Peraltro, con grandissima soddisfazione, Raul a me e a un altro ragazzo componente dell'equipaggio dice: va, siccome le vele le fanno negli Stati Uniti, siccome l'albero lo faranno negli Stati Uniti, sempre Hood, Sail System, perché non andate un po' là a vedere un po' la costruzione? Per cui con questo amico andammo a Marblehead, che è sopra Boston, dove c'era l'headquarter di Hood, che allora era sicuramente il velaio che aveva più esperienza di tutti sui maxi. C'erano un paio di maxi americani. Pensate che allora non esistevano neanche tessuti così robusti, potenti, per poter costruire le vele di barche così grandi. Tant'è che le rande soprattutto e certi un Genoa pesante venivano costruiti con due ferzi di tessuti cuciti insieme e poi si assemblava la vela. Quindi si raddoppiavano i tessuti esistenti per avere la robustezza necessaria alle tensioni. Scusa, Nicci, ma quanti anni avevi? Quando ho iniziato avevo 18 anni ed è stata veramente... Ma e con la scuola come la mettevi? Con la scuola, ti dico, la scuola cominciava i primi di ottobre e per me finiva verso metà febbraio, quando cominciavano le regate invernali. Poi peraltro vi devo raccontare questa, che allora nel periodo di scuola un mio amico mi dice: guarda, mi dovresti dare una mano, ho la barca, sto costruendo una barchina, un raft toner in quinta classe, e mi dovresti dare una mano perché la sto costruendo in economia in un certo cantiere con un socio che non ha mai tempo, però se mi dai una mano. E io la mattina, invece di andare a scuola, andavo in cantiere con questo mio amico a mettere a posto la barca. Un bel giorno mi vedo arrivare un personaggio in cantiere che riconosco da lontano, era il preside della mia scuola, che mi fa: beh, cosa fai tu qui a me? E io gli faccio: scusi, cosa fa lei qui? Cioè, lei dovrebbe essere a scuola. In realtà era il socio del mio amico, era il comproprietario della barca. Questo mio amico non mi aveva detto ovviamente nulla, perché poi delle volte in presidenza ci facevamo delle chiacchierate extrascolastiche. E niente, ritornando al Moro, agli Stati Uniti, fu un'esperienza fantastica, perché oltre a capire bene come funzionavano le vele, come venivano costruite, come era fatto l'albero, anche perché poi l'albero e tutto il rigging l'avremmo dovuto montare noi in Italia, una volta spedita, arrivata in Italia, avremmo dovuto assemblare tutto, oltre che avere una parte più viva nella costruzione della barca. E imparai a fare, perché in quella veleria, oltre a fare le vele, si faceva anche il rigging, quindi imparai a fare le piombature, acciaio, tessile,
un'esperienza veramente interessante. E lo rinfacciai ad Angelo, che Angelo era molto geloso di queste arti marinaresche, perché non le volevo insegnare in qualche modo. E quando tornai a casa gli feci vedere un campione di una piombatura che avevo fatto, ed era soddisfatto anche lui, direi, perché era orgoglioso perché anche se non me l'aveva insegnata lui. Esatto. Tilli, ma spiega un po' questo personaggio, Angelo Vianello, che diciamo possiamo dire che un po' è stato, tu eri un po' il suo pupillo. Ma io non lo so per lui. Lui per me è stato certamente una persona molto importante, come lo è stato Raul. È stato sicuramente un maestro di vita, mi ha insegnato, ho capito tante cose, che ti fa capire il mare da solo, che ti fa capire la vita a bordo, il rispetto dell'ambiente e delle persone, che ti fa capire come ti devi comportare in condizioni difficili. E Angelo, direi che è stato certamente un ottimo esempio per tutto questo. In più Raul, il carisma, ma non sta a me dirlo, ma solo confermarlo, cioè con Raul l'unico problema è quando smetteva di sorridere. Quando smetteva di sorridere c'era da stare attenti, era meglio andare sotto coperto un attimino. Ma posso fare una domanda da, diciamo, il più giovane della banda, che io l'ho conosciuto ma ero piccolo ai tempi. Com'era a bordo Raul Gardini? Cioè, era una persona che stava in disparte o partecipava, quando era in regata, all'attività di tutti quanti? Raul, dipende chi aveva come sparring partner. Se era uno sparring partner di cui si fidava molto, stava in parte, ma voleva comunque partecipare certamente alle decisioni. Gli piaceva moltissimo fare le partenze ed era anche bravino, e io a bordo mi divertivo molto perché avevo più ruoli. Il primo era il sail trimmer, poi in manovra ero a prua e qualche volta in qualche condizione anche al timone. E io ero il suo riferimento per quanto riguardava il riconoscere le barche lontane, chi era quello, chi era quell'altro, perché riuscivo in qualche maniera a memorizzare dei dettagli, tipo i colori degli spree, le forme delle strisce colorate, il colore, il numero delle crocette, per cui ero abbastanza, ero abbastanza certo di quello che gli raccontavo, così come i fari. Quando si navigava con Angelo in trasferimento, riconoscere il faro ed essere certo che era quello, io magari aspettavo un minuto di più a dirgli che faro era, però quando glielo dicevo ero certo che fosse quello, anche perché all'epoca, come ben sapete, il massimo della strumentazione elettronica era il compasso, le squadrette, la bussola e il log della Bruce Gatehouse, a cui se non cambiavi le pile a volte ti lasciava anche a piedi. Però Tilli, si arrivava lo stesso, è incredibile. Si arrivava e la prima volta che arrivavamo a Porto Rotondo, perché con Naif, il Porto Rotondo non era quasi neanche segnato sulle cartine, fu la prima volta che Angelo chiese informazioni come per strada a un peschereccio: scusi, dove c'è il Porto Rotondo? E vi garantisco, e lo ricordo come adesso, in fondo alla baia dopo Cala di Volpe c'era ormeggiato l'Atlantis, barca di Niarcos, 80 metri, e io continuavo a dire: Angelo, non può essere qua un posto, cioè, questa è una nave da crociera, cosa ci viene a fare qua? Lontano da me dal pensare che fossimo gli yacht privati.
pensa, e poi come, quando andremo avanti nella storia, quando arriverai a parlare delle barche che hai fatto, allora ti renderai conto che ovviamente era una barca quasi normale. Devo anche dirvi che quando passava un motoscafo, magari ci passava anche vicino, o anche in regatta, faceva le onde, diciamo, ma che accidenti vanno a fare in giro questi qua, che fumano, spuzzano, fa rumore, ma che razza di gusto c'è andare in giro con quegli oggetti che... Pensa al mondo come cambia. È vero. Ma a Raul piacevano più le regate d'altura, quelle diciamo le lunghe, o l'adrenalina del triangolo delle brevi? Com'era? Ma gli piacevano tutte e due. La prima certamente era più adrenalinica per tutti, perché un triangolo nel sole con 50 virate in un'ora o anche di più, strambate di conseguenza, monitorare chi ci dà acqua, chi non ci dà acqua, questa è una cosa. Durante una middle sea race o un fastnet, peraltro ho avuto la fortuna di fare il più lungo, nel 77 è stato il fastnet più lungo della storia, fino ad oggi, e il più corto, quello più incasinato, quello del 79. Quello del 79. E noi, credimi, a bordo non ci eravamo resi conto di quello che poteva essere al di là della nostra barca. Noi cercavamo di tenere in vita il nostro equipaggio, che peraltro era decimato, perché mi pare fossimo rimasti in quattro attivi, perché c'era veramente del casino. E ricordo perfettamente che avevamo randa di cappa e trinchetta da tempesta, non fiocco, trinchetta. Figurati. E quando andavamo nel cavo dell'onda, cioè queste vele andavano in bando, proprio sembrava, eravamo in bonaccia praticamente. Poi quando si ritornava su, 40 gradi di sbandamento, ecco le immagini. Questa è stata una triste storia che abbiamo scoperto solo all'arrivo. C'era gente che piangeva in banchina, non capivamo perché, dopo poi l'abbiamo capito. Pensa che l'11 di agosto, quando siamo arrivati, hanno acceso i termosifoni in hotel, perché era un freddo, c'era passato questo ciclone che aveva veramente compresso l'atmosfera, aveva schiacciato tutto quanto, era stata veramente un'esperienza. Peraltro a noi non si è rotto niente, non si è fatto male nessuno, non è caduto nessuno in acqua, quindi bene. Ed eravamo nel 79. E poi cos'è successo quando sei tornato a casa sano e salvo? Ma ti devo dire che lì facevo le regate, facevo anche il velaio, mi piaceva, cioè, cercavo di vivere il mondo della vela a 360 gradi. E avevo anche avuto qualche concetto costruttivo, ma poca roba, devo dire, vedendo, seguendo in costruzione sia il Naif che il Moro, più altre barche. Quella barca del prete. E quindi mi era venuto in testa di fare un cantiere, o perlomeno di lasciare un attimo quello che era l'attività user della barca, ma cominciare proprio dal costruirla. E per caso, come molte cose, capito a Fano, dove c'è un cantiere che costruisce barche a vela in serie, 34 piedi, di Kaufman, si chiamavano Soleada, e mi chiedono se posso dare una mano, perché in cantiere non c'era nessuno che era in grado di uscire in barca per fare un servizio fotografico. Io esco in barca con loro, poi vado a pranzo con il proprietario del cantiere, il quale mi fa un'offerta per andare a
lavorare in cantiere, che era esattamente quello che cercavo, soltanto che nel frattempo ero impegnato a fare le selezioni da One Top Cup a Capri, e gli ho detto: guarda, io da giugno sono disponibile, e a giugno cominciai a lavorare in cantiere, dove conobbi due persone che un anno dopo, insieme a me, costituirono la prima società e il primo cantiere, di cui ero socio insieme a loro in parti uguali, si chiamava Cantiere Navale dell'Adriatico, quindi doveva proprio spiegare che era un cantiere, che costruivamo barche e che era in Adriatico. Il problema qual era? Che io non avevo assolutamente nessun tipo di legame e impegno familiare, invece gli altri due avevano moglie e figli, per cui lasciare un lavoro proficuo e ben retribuito per andare a fare un salto nel buio con famiglia a carico era un po' rischioso, per cui si decise che questa cosa si sarebbe fatta se avessimo trovato un cliente, cosa che è successa, e incontrammo per caso questa persona che aveva una barca in legno lamellare in costruzione in un cantiere un po' più a sud. Questo cantiere non era in grado di dar seguito alla costruzione, per cui rilevammo lo scafo e iniziamo noi il completamento. C'erano appena due strati di fasciame, le ordinate, due strati di fasciame, quindi proprio... Attili, scusa se ti interrompo, ma un po', diciamo che è stato un po' un azzardo, una cosa da imprenditore che ha il cuore imprenditoriale. Un po' l'hai preso anche da Gardini, forse, questa guasconeria, questa voglia di fare senza remore. Ma guarda, non lo so se l'ho presa, però la testa e il cuore mi diceva che era ora di fare qualcosa di mio, ma non tanto per mostrare nulla a nessuno, era per cercare, sai, quando hai la voglia di avere un indirizzo, cioè dove ti mando la roba, boh, sai, allora era un po' zingaro, no? E un'altra cosa stupenda che mi è capitata era stata quella di incontrare mia moglie, che ho conosciuto a novembre, fine novembre, a febbraio ci siamo sposati e siamo ancora insieme, per cui quella è stata sicuramente una degli acchiappi più felici. Acchiappi perché eri fermato, avevi finalmente una casa dopo che avevi girato per anni in giro per i mari di tutto il mondo. Avevo un indirizzo, tu potevi scrivere qua, avevo anche i codici di avviamento postale. Bellissimo. Per cui, ti ripeto, per tutta una fila di felici circostanze riusciamo a chiudere un accordo economico con questo personaggio, il quale aveva, questo è bello, aveva dato come brief all'architetto per spiegare bene che tipo di arcamela volete, disse: voi ricordate il carosello di Acqua Fresh, che c'era una goletta, due alberi, con uno che ti dà una secchiata? Allora questo qua gli ha fatto: ciò, te già visto Acqua Fresh? Voglio quella barca. Lui ha citato il carosello per dare un brief al progetto, e così è stato. E abbiamo fatto quella prima barca, dopodiché l'abbiamo varata, io sono andato con loro a fare un giro di prova in Croazia, a rientro siamo atterrati alle Tremiti, e chi incrociamo? Lucio Dalla. Incrociamo Lucio, quattro chiacchiere, poi era molto alla mano, devo dire. Lo invitiamo in barca di sera a fare facciamo un giro intorno alle isole, e lui rimane in qualche maniera estasiato e si concretizza la possibilità di costruire una barca simile
proprio per lui, e così è stato. L'anno successivo abbiamo costruito il Catarro, che è una, che lei è un motor sailor di 15 metri circa, con una piccola sala di registrazione sulla quale ho fatto anche una piccola crociera insieme a Lucio in Grecia, e lì è nato anche un sodalizio, perché poi Lucio ha continuato a essere il nostro sponsor e cliente con Pershing, vendendo un paio di Pershing in un futuro più lontano. E quindi dopo... Ma come si chiamava Catarro, scusa? Allora, quando gli si chiedeva ma come mai l'ha chiamato Catarro, ha detto l'avrei voluto chiamare peggio. Per cui da quel punto di vista era imprevedibile, e di conseguenza era meglio rimanere con il beneficio dell'inventario. Certo.